Buongiorno ragazzi, eccoci qua a fare una pasta con le triglie, pan grattato, andiamo a divertirci. Un attimino, una bella padella qua. Così. Un po' di spazio, magari spostiamo l'acqua che bolle da questa parte. Ecco qua, però ben messo, un po' in mezzo, ecco. Così l'acqua bolle, riscaldiamo la padella, ecco qui abbiamo le triglie, raga, le abbiamo precotte sotto la griglia un paio di minuti, poco. Prendiamo due cipolle e le prepariamo. Sistemare la camera, ecco qui, io metto due cipolle medie, aglio, del peperoncino fresco, pepe, sale marino, sale chili, a parte possiamo brustolire il pan grattato. E facciamo fini fini fini, ok? Olio d'oliva in abbondanza. Facciamo rosolare le cipolle. Facciamo rosolare per bene. Adesso prepariamo il pan grattato. Adesso magari io sposto le padelle così. Cosa di sotto le padelle, ragazzi. Olio d'oliva di nuovo. Due spicchi d'aglio. Qua
un aglio. Caldo, ma si usa il sangue a caldo. Ne mettiamo un po' di più. Dobbiamo mescolare bene, mi raccomando. Mettiamo il cucchiaio, si brucia subito. Pulire le nostre triglie. Dobbiamo usare l'acqua. Mettiamoci un pochino di petto. Però occhio sempre a fare l'attacco che va girato il contorno. Hi guys, we're making red mullet with breadcrumbs pasta. Ok? Two onions, two small pieces of garlic, two cloves of garlic, breadcrumbs, which have to be roasted in a pan with a touch of olive oil. That's it. A little time that I will do. Keep steaming till it burns. Okay? Right. Now I'm going to my red mullets. Steaming your bread. Check your onion, don't burn it. Okay, now let's do the fish. Just remove the bones, nothing more. So let it grill for just a couple of minutes, yeah? Don't forget your onions, the bread, otherwise it'll be a total mess.
Coffee and bread. E quello bello lecco qui sopra di quel caso, ok? Qui al pane, ragazzi, che si brucia. Ok, le cipolle lì. Dobbiamo far colorire bene. Abbiamo due pesci lì. Proviamo un terzo. Così. Non si spreca niente, ragazzi. Il pesce è molto buono. Ecco qua. Facciamo un'altra. Attenti a non bruciare niente. Quasi, diversamente il fuoco, mettiamo un po' di estratto di pomodoro, cubiamo con il vino rosso. Mettiamo del concentrato di pomodoro. Così. Siamo alla fiamma. Passiamo un po', c'è un po' di pulizia qua.
andiamo a controllare il nostro pane, sta colorando bene. Bene le cipolle. Make sure the crumbs, they don't burn, keep stirring it, you must check them all the time, yeah? Keep mixing it, otherwise they burn. Okay, there we go. So, now we're about to add the fish. See, lovely red mullets, guys. Okay. I'm gonna make my coffee now. Okay, keep watching. Taste the water for salt. Okay, we need that. Probably espresso in the morning, guys. Bread. Okay, pasta. Almost there. I can slowly transfer my pasta into the pot. Keep a full cup of water. Okay, I do another bit. See? There we go. Need to drain it faster. Very simple. Okay, stir it in. Keep stirring your bread. Never forget your bread. Okay, last drop of water. Coffee here. There we go. Now it's time to add the fish. This one will make it faster, some cooking for now. Okay. For a bit, one couple more minutes, guys. Add gently the water, finish cooking, eh? Couple of minutes. Aggiungete un po' d'acqua pian piano,
spettacolo, raga. Bene, con l'acqua in cottura ancora, poco poco, continuiamo il pane. Ecco qui, ancora un attimino ragazzi, mettiamo il pesce. Cucina ancora di acqua di cottura. Così. Finito, la pasta è pronta. Ok, adesso aggiungiamo il nostro pan grattato. Spegniamo la fiamma. Ecco qua, finito. Vabbè raga, semplice. Spostiamo la pasta della fiamma. Ecco qua. Diamo un minutino e si può assaggiare. Abbiamo un caffè, buon caffè e la pasta. Ecco qua raga, vi faccio vedere. Ecco qua, pasta con le triglie e il pan grattato. Ce la iniziamo a trasferire in una ciotola, così, e si può servire anche di buon mattino. Aiutiamoci un po'. Ecco qua, il caffè è pronto. Adesso io qui sopra ci aggiungo un goccio d'oliva a crudo. Così.
veramente un profumo, ragazzi, unico. Facciamo una colazione così oggi. E chi ce lo vieta? Ecco qua, ragazzi. Fate voi, giudicate. Dividendo in due contenitori, perché ragazzi, cosa faccio? Poi vi spiego. Io aggiungo anche delle alici, però secondo me bimbi le alici non piacciono. Quindi metto delle porzioni per i bimbi. Ecco qua. Così. Ecco qua. Questo è per i bimbi. Passaggio. Ecco qui, adesso prendiamo le acciughe. Una scatolina di acciughe salate. La pentola è ancora calda. Così. Cuciniamo bene. Togliamo tutto su di qua, così ci metto un pochettino di pasta, facciamo a fuoco spento, ragazzi. Some more fish. Okay, now we can taste. We have some anchovies, can of anchovies. Okay. Vediamo come uscite, raga, che qui. Okay. Vediamo un po', c'è anche le pulizie. Sono la cosa più importante, l'igiene. Ho sciacquato le pigliette, ragazzi, un po' di pigliette.
Facciamo un assaggio, ragazzi. Facciamo un piccolo assaggio. Vediamo un po', c'è anche il caffè lì. Vediamo un po' come è andato. Ecco qua, tortiglioni, le cipolle, ecco qua, le acciughe e le triglie. Va bene, assaggiamo un pochino, vediamo un po', piccolo assaggio si può fare. Vediamo un po'. Buonissimo, eh? Pesce pure. Buona giornata a tutti. Ciao da Mauro. Caffè. Sì. Spettacolare. Pesce. Very good. Buona giornata a tutti ragazzi, alla prossima, ciao!